Sono 40.000 gli studenti di tutto il paese e un centinaio provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti, uniti nel ricordo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Palermo chiama Italia è il titolo della manifestazione organizzata dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell'Istruzione, che quest'anno ha coinvolto non solo Palermo ma anche le sei piazze italiane in cui cittadini e studenti hanno dato testimonianza del loro impegno per la legalità. Per poter soddisfare la richiesta di partecipazione che ogni anno arriva. Da centinaia di scuole italiane, il MIUR e la Fondazione Falcone hanno deciso infatti di collegare il capoluogo siciliano con le piazze di Milano, Gattattico, Firenze, Napoli, Rosarno e Colleone, unendo così tutto il paese nella commemorazione del ventitresimo anniversario della strage di Capaci. A Palermo, accanto all'evento principale che si è tenuto nell'aula bunker del carcere Uccardone, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le iniziative si sono suddivise tra Piazza Castelnuovo, il Teatro Politeama, il Teatro Massimo, Via D'Amelio e sotto Albero Falcone in Viano Tarbartolo. Contemporaneamente nelle sei città d'Italia si sono tenuti incontri e iniziative con le testimonianze di familiari, di vittime della mafia e rappresentanti delle associazioni. A Milano al Teatro Parenti sono presenti Nando dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e Franco Latorre, figlio di Piola Torre, assassinato il 30 aprile dello stesso anno. A Firenze allo stadio Rinolfi è intervenuta Betta Caponnetto, vedova del giudice Caponnetto. Ogni città è rimasta collegata con l'Aula Bunker nel corso della cerimonia istituzionale, mentre il MIOR ha unito virtualmente le piazze attraverso il suo canale social raccontando le iniziative in corso con gli hashtag 23 maggio e Palermo chiama Italia, migliaia di posti di lavoro a rischio. In Italia il comparto della tv locale rischia di sparire. Molte frequenze di trasmissione assegnate per 20 anni. Ora vengono tolte. Canoni per l'uso delle frequenze enormemente aumentati. Numeri sul telecomando ancora in discussione. Forti limitazioni alle attività trasmissive. Tutto ciò è inaccettabile. Le tv locali rischiano di spegnersi per sempre. Viene soppressa la libertà di informazione. Viene soppressa la libertà d'impresa. Viene soppressa la voce del territorio. Il governo deve decidere se vuole ancora le tv locali. comunica. Così c'è 202 in atto sul Palermo 98, andiamo in appoggio anche la pena. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controllo attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato Sicurgem. Contattaci per la tua sicurezza. La mafia si può sconfiggere. Con queste parole, Rodolfo Sabelli, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, è intervenuto al carcere Ucciardone di Palermo in occasione della commemorazione del 23° anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morbillo e i tre agenti della scorta. Sabelli ha trattato anche il tema della corruzione che secondo il Presidente esiste nel momento in cui si individua notizia di reato e la conseguente acquisizione della prova. Sono state aumentate le pene, ha continuato Sabelli, noi eravamo stati un po' freddi all'inizio rispetto a questo tema perché osservavamo che aumentare le pene senza uno sconto per i collaboratori sarebbe stato controproducente. Il problema sarebbe negli strumenti investigativi. Inoltre, la norma sulla corruzione prevede un grosso sconto della pena, quando proprio il reato è legato alla criminalità organizzata. Ciò è un'emergenza, ha commentato Sabelli, e vanno utilizzati gli strumenti per le altre emergenze, ovvero quelli penetranti che rompano il patto tra corrotto e corruttore. Non è solo un aumento delle pene che si risolvono i problemi, il tema, ha concluso Sabelli, è l'efficacia del processo. Chi delinque lo fa secondo un calcolo di probabilità di non essere scoperto. E a proposito della sentenza del Tar del Lazio, che ha bocciato la nomina del procuratore Francesco Lovoi alla guida della procura di Palermo e il ricorso del sostituto procuratore Nino Di Matteo alla Direzione Nazionale Antimafia di Roma per la nomina alla Procura Nazionale Antimafia, Sabelli ha sottolineato che l'Associazione Nazionale Magistrati non interviene su queste vicende. Non bisogna attribuire troppa enfasi e significato in termini di conflitto e contrasto a queste cose, ha sottolineato. Alta 1,50 m, corporatura robusta, capelli ricci e occhi verdi. Costanza Adriana Vella, 32 anni di Porta Empedocle, sembra essere sparita nel nulla. Sono ore di ansia e preoccupazione per i familiari della giovane donna di cui non si hanno più notizie da ieri, da quando, nel corso della mattinata, Costanza sarebbe uscita da casa per andare al mercatino settimanale. Ma una volta uscita, Costanza a casa non ha più fatto ritorno. Di lei, al momento, nessuna notizia. Il marito e i genitori della giovane hanno atteso e sperato fino al primo pomeriggio di ieri, poi continuando a non avere notizie si sono recati in commissariato per denunciarne la scomparsa. I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, diretti dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli, hanno immediatamente avviato le ricerche, ma chiunque pensasse di averla vista o avesse informazioni utili può contribuire al suo ritrovamento contattando il 113. Al momento della scomparsa Costanza indossava un paio di jeans, scarpe da ginnastica e una maglia nera con su stampata una rosa. Un caso ancora avvolto dal mistero. Al momento infatti pare non ci sia una pista precisa da seguire per risalire alla causa di una sparizione che non si sa se possa essere volontaria oppure se la giovane Costanza possa essere stata vittima di una mano ancora occulta, ma quella di Costanza è la seconda denuncia di sparizione nell'arco di pochi giorni presentata al commissariato di Porte Empedocle. Lo scorso 8 maggio un uomo di 50 anni ha denunciato in presenza della figlia 22enne la scomparsa della moglie avvenuta nel lontano 2001, la donna anch'essa di origine empedoclina 14 anni fa si sarebbe allontanata da casa Lasciando il marito e tre figli, dove sia andata e perché nessuno dei familiari lo ha mai saputo e nessuno l'ha mai cercata. Adesso i figli vorrebbero sapere dove si trovi e che fine possa aver fatto la loro madre, oggi 45. Ha deciso di uscire allo scoperto e ha scelto il suo blog per denunciare il tentativo della mafia di condizionare la sua attività commerciale, di indurlo a pagare il pizzo. Francesco Massaro, ex cronista del giornale di Sicilia, che da anni gestisce il bar creato da suo padre a Palermo, i metodi dei boss li conosce bene. Li ha raccontati per anni nei suoi pezzi, ma adesso, con due rapine in un mese e una media di quattro all'anno, quelle intimidazioni le subisce sulla sua pelle. Conosco le regole del gioco, di questo gioco che si gioca a Palermo, al quale io ho deciso di non partecipare. Con queste parole riportate dal giornale di Sicilia, Massaro reagisce senza peli sulla lingua e racconta chiaramente come stanno le cose. Ciò che può salvarti contro la mafia, contro i mafiosi, è proprio la condivisione pubblica, intesa come circolazione di notizie, spiega. Non compro la mia tranquillità, ma ho deciso di conquistarla senza pagare il pizzo. Una denuncia pubblica forte, il gesto concreto di un commerciante nel segno di una vera legalità. Ho dotato i miei locali di sistemi d'allarme collegati con le forze dell'ordine, aggiunge Francesco, ho blindato le casse e faccio periodicamente ricorso alle guardie giurate davanti ai miei locali. Proteggo la mia attività e il lavoro dei miei dipendenti come giusto che sia non può esserci spazio per nessun tipo di trattativa o di compromesso, non scendo a patti. E a chi gli chiede se ha paura, Massaro risponde che quello che lo tormenta non è paura, bensì fastidio. Sono infastidito, dice, perché vorrei potermi dedicare al mio lavoro senza la scocciatura delle telefonate che arrivano nel mezzo della cena. Gli anni insegnano a tutti a sostituire il bianco e il nero con le sfumature, conclude, ma coi mafiosi le sfumature non le colgo, non le vedo. Mi piace pensare di non essere il solo, ma non sono così ingenuo da credere alle favole. Però oggi mi piace pensarlo e questo mi basta. Un focus sul tema per un decalogo antiracket e antiusura per gli amministratori della provincia di Palermo si è svolto a Prizzi nell'ambito del progetto Raiteco della provincia regionale di Palermo finanziato dal Fondo Sociale Europeo all'interno del PON Sicurezza. Obiettivo raccogliere le indicazioni per redigere un decalogo antiracket e antiusura da sottoscrivere a cura degli enti locali del territorio. Un'attività, quella della prevenzione, che va sempre accompagnata alla repressione e che richiede un impegno sinergico delle istituzioni, come sottolinea il sindaco di Prizzi Luigi Vallone. Soprattutto nei nostri piccoli comuni il rapporto delle, delle amministrazioni comunali con le forze dell'ordine è fondamentale per mantenere l'ordine per tutto. Cioè sono ormai gli ultimi avampoci dello Stato, lo dico sempre in tutta l'occasione, la scuola, il comune e le forze dell'ordine sono gli avamposi nell'entroterra dello Stato e collaborare assieme per evitare che forme come quelle in un momento anche di grossissima difficoltà dove è facile far diventare preda tanti giovani che possibilmente non hanno opportunità di lavoro. Essere lo Stato presente con le forze dell'ordine, con il comune, con le scuole in piena sinergia, lavorare e cercare di evitare anche con un'attività di, di divulgazione come quella di oggi, credo che sia una cosa fondamentale. Il progetto Rateco, che si è svolto in queste settimane in tutta la provincia di Palermo, ha lo scopo di diffondere i contenuti della normativa anti-racket ed anti-usura e condividere esperienze ed azioni di prevenzione e repressione del fenomeno criminale. Per la prevenzione sicuramente la questione fondamentale è la conoscenza, la conoscenza dei fenomeni, conoscere, sapere che le... si può dire di no e quindi si può anche non diventare vittima né di estorsione né dell'usura. Questo è il lavoro che sicuramente va fatto nel territorio, eh, avendo l'autorevolezza per farlo. Quindi le istituzioni in questo senso devono dimostrare particolare attenzione a questi fenomeni ed essere credibili nei confronti delle, dei cittadini, in particolare dei commercianti e degli imprenditori che sono ovviamente le prime vittime di questi due reati. La nave Scuola Palinuro giunge a Messina. L'imbarcazione della marina militare ospita gli allievi sottufficiali che frequentano i vari corsi presso la scuola di sottufficiali di Taranto. La Goletta Palinuro è un vero e proprio simbolo della marina militare. Venne costruita in Francia verso la metà del 1930 per conto di una società privata e in seguito venne adibita alla pesca e al trasporto del merluzzo nei banchi di Terranova. Negli anni 50 la sorte dell'imbarcazione cambiò nettamente, venne acquistata dall' l'Italia per affiancarla all'Amerigo Vespucci, proprio come nave scuola. La Palinuri infatti sostituì la famosa Cristoforo Colombo, ceduta all'Unione Sovietica come prezzo per la riparazione dei danni di guerra. In seguito l'imbarcazione venne sottoposta a tutti i lavori di restauro per essere adibita a nave scuola. La ristrutturazione avvenne all'interno del cantiere navale di Castellammare di Stabia e dell'Asenale di La Spezia. Una volta terminati i lavori, la nave entrò in servizio nella Marina Militare il 6 Luglio 1955. Sono gli anni in cui cambia anche la sua denominazione. La maestosa nave, infatti, prende l'odierno nome di Palinuro, in onore del nocchiero Denea, eroe protagonista dell'Eneide di Virgilio. Dagli anni '50 ad oggi, l'imbarcazione è approdata in tantissimi porti dell'area mediterranea e del Nord Europa, con circa 263.000 miglie nautiche percorse. Ha inoltre preso parte ai più prestigiosi raduni di imbarcazioni e navi d'epoca e alle regate delle cosiddette Tall Ships. L'ultima visita della nave Palinur in Sicilia risale al settembre 2014, quando approdò al porto di Palermo nella calata 420. Dopo una sosta di tre giorni, l'imbarcazione della Marina Militare aveva fatto ritorno a Taranto. Sì, al dissequestro di Villa Giulia, il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto il ricorso presentato dal Comune sui sigilli apportati all'area. La villa era stata chiusa per degrado e per i continui danneggiamenti che negli ultimi tempi avevano devastato la zona. Tuttavia, la villa non è stata completamente chiusa al pubblico, sebbene alcune aree fossero delimitate dal nastro rosso che ne impediva l'accesso. Il GIP Agostino Cristina, inoltre, aveva nominato l'architetto Michele Tinirello di riferire ogni due mesi quali fossero le convinzioni dell'area. Sulla vicenda Villa Giulia, da anni discussa in tribunale e in comune, si è pronunciato il sindaco di Palermo, Leoluco Orlando, il quale ha dichiarato che i fatti sono più forti delle rappresentazioni fantasiose. Le parole di Orlando trovano conferma anche nelle dichiarazioni di Emilio Arcuri, vice il capoluogo siciliano il quale insieme al sindaco ha rilasciato che i riconoscimenti pieno delle ragioni del comune hanno proseguito Orlando Orcuri rappresentano una conferma ancora una volta della serietà dell'impegno dell'amministrazione comunale a tutela del patrimonio storico della città e dei beni comuni in aperto contrasto con l'inciviltà di quanti quel patrimonio deturpano con atti di vandalismo inaccettabili hanno prevalso il buonsenso e la buona giustizia sulla volgarità delle strumentalizzazioni politiche adesso la vicenda passa nelle mani dei giudici ai quali Restano 30 giorni di tempo per il deposito delle motivazioni. Tre giorni e due notti, Tante è durata la permanenza in carcere di Salvatore Sasa Astarita, l'ex giocatore dell'Acragas coinvolto nella max inchiesta di Irti soccer, calcio sporco, su un giro di scommesse di gare di campionato di Lega Pro e Serie D che ha portato all'arresto martedì scorso di una cinquantina di persone tra calciatori, dirigenti e scommettitori. I Gilpi del Tribunale di Napoli, Alessandra Ferrigno, ha ordinato la scarcerazione dell'ex biancazzurro, accogliendo la richiesta avanzata dal legale difensore del giocatore Campano, per il giudice. Non sussisterebbero più le condizioni delle esigenze cautelari, da qui la decisione di rimetterlo in libertà. Analogo provvedimento anche per altri due giocatori coinvolti, Emanuele Marzocchi e Raffaele Moxtano. Proprio Astarite e Moxtano sono direttamente coinvolti nella presunta combine di Neapolis-Agragas gara del 9 novembre scorso. In quell'occasione, Astarite, in forza all'Agragas, venne espulso dopo un clamoroso quanto inutile fallo di mano nell'area di rigore avversaria. Proprio Raffaele Moxtano, indagato insieme al padre. Mario, presidente del club Neapolis, segnò il gol del momentaneo 1-1. La gara finì 2-2. Un episodio che sancì una profonda spaccatura nello spogliatoio bianca-azzurro tra Astarita e i suoi compagni di squadra che apertamente lo accusarono di essersi venduto la partita. Confidenze che lo stesso Astarita fa ad un dirigente del Neapolis, Ciccarona, in una telefonata intercettata dalla DIA, che è punto centrale dell'ordinanza dei giudici di Catanzaro. Nella telefonata, Astarita parla del disagio interno allo spogliatoio e della sua decisione di essere ceduto. Mi faccio dare soldi e la lista e vado via, dice. Ecco la telefonata che inchioda Astarita e che Guai altre caso. Alista i soldi che già avevo perché l'angelo in giro di tornaggio, eh. Perché che è successo? Perché già che l'uscita mi bello mi ha mandato un messaggio accusando me mi che cose là. In che senso? Eh eh, capite buono. Un amore d'uovo. Stiamo facendo una squadra buona, oggi mi aspetto l'allenatore che è ansioso di vedere quello che stiamo facendo, avremo una squadra molto buona, molto competitiva. I nomi nuovi sono quelli di cui si parla. Non si parla di nomi nuovi, uomini. no? Galleri, perché... Cassini. Eh, sono giocatori che l'anno parte. Eh, del... Io ho paura che quando dicono Zamparini va su un giovane, viene fuori il nome, me lo vanno a fregare. Perché ormai dicono che eh, se, se l'ha scelto Zamparini vuol dire che è buono. Eh, non va bene. Questo succedeva con me come, con quello del Chievo, no? Quando Santori andava a prendere un giocatore, ha visto Santori lo prendeva, allora lo prendo io. Presidente il vero male del calcio può essere il calcio scommesso in questo momento? Non è il male del calcio, vedi? a un certo momento tutte le scommesse, compreso i casinò, sono un male. No? Quando tu pensi. Eh, eh, perché vanno soprattutto verso la povera gente. Eh. Quando tu fai scommettere sulla partita in Serie D, un giocatore in Serie D prende 100 euro per partita, eh, quello gli dà 3.000 euro per, per, per la partita, magari lo fa. Cioè, che lo Stato faccia il biscazziere, questo è una cosa. E ci sono i biscazziere, in Inghilterra ci sono le società ma fanno scommessa, però hanno un'altra cultura. Però eh, che lo Stato faccia il biscazziere a me non va, questo vuol dire a che degrado è arrivato il nostro Stato, deve far soldi a tutti i costi per coprire i buchi che loro fanno. Vabbè. Il campionato 2014-2015 del Trapani si chiude in bellezza. Davanti ai propri tifosi, allo stadio provinciale, i Granata superano la Poverceg per 2-1. Curiale e Cardara a segno per la squadra di Cosmi, di Beretta, con la complicità del portiere Gomis, la rete della bandiera per i piemontesi. I Granata vanno subito in vantaggio con una rete di Curiale, servito splendidamente da Nadarovic, in profondità e bravo a battere il russo con un diagonale all'altezza del dischetto. La Provercelli risponde con i tentativi di Roberto e Castiglia, e terminano di poco al gatto al 27 Masucci sfiora la rete con un tiro a fior di pago che termina di poco fuori. Il Trapani si ripresenta in avanti sempre con Nadarevic trovando però la risposta di Russo Artena settesimo ultimo occasione con Gomis che salva sul colpo di testa di Cosenza Nella ripresa esattamente come nel primo tempo passano 4 minuti per vedere il Trapani a segno Cardara fa il bis dopo la rete di Avalino e sigla il 2-0 di testa su angolo battuto da Farco La Provercelli accorce distante al 69 con Baretta, brava a sfruttare un'incertezza di Gomis su una conclusione non certo irresistibile di Sprocati La partita si avvia la conclusione senza particolari occasioni, solo nel recupero Gomis si riscatta parando un difficile colpo di testa di Bani, il trice fischio Premier Trapani che regala i suoi tifosi l'ultima gioia stagionale. Si salva anche il Catania che pareggia 0-0 a Carpi in una partita noiosa e senza emozioni. I rossi sono salvi. Il presidente della Repubblica Mattarella partecipa stamane nell'aula bunker del carcere del Lucciardone alla cerimonia Palermo chiama Italia per celebrare il 23° anniversario della strage di Capaci. Il 23 maggio del 92 la mafia uccise il giudice Falcone, la moglie e tre poliziotti di scorta. Bruxelles ha bocciato l'estensione della reverse charge dell'IVA alla grande distribuzione, si apre dunque un buco nel bilancio da circa 730 milioni. Il governo aveva posto come clausola di salvaguardia un aumento delle accise sulla benzina, ma Renzi assicura troveremo il modo per evitare il rincaro. Bloccato dalle autorità irachene l'accesso al ponte di Ibzabiz per impedire agli jihadisti dell'Isis di infiltrarsi tra i civili in fuga da Ramadi e raggiungere così Baghdad. Gli uomini del Califfato, nonostante i raid aerei della coalizione a guida statunitense, continuano ad avanzare in Siria, conquistata due giorni fa l'intera città di Palmira. Rivendicato intanto dal califfato l'attentato Kamikaze di ieri in una moschea sciita nell'est dell'Arabia Saudita, una ventina i morti ed oltre 100 feriti. Su un account Twitter, indicato come braccio mediatico dell'ISIS, si afferma che un jihadista si è infiltrato nel luogo di culto e si è fatto esplodere durante la preghiera del venerdì. Nel pomeriggio i risultati dello storico referendum nella cattolica Irlanda sui matrimoni tra persone dello stesso sesso. Al centro della consultazione di ieri il sì o il no ad un emendamento all'articolo 41 della Costituzione sulla parità di genere. Alta l'affluenza fino a 22 anni fa nel Paese l'omosessualità era illegale. La curva della Juventus potrà festeggiare lo scudetto oggi allo Stadium in occasione del match contro il Napoli alle 18, anticipo della penultima di Serie A. Sospesa la squalifica del settore per i fatti del derby. Alle 20:45 Genoa Inter, domani sera Milan Torino, lunedì il derby Lazio-Roma.